Ciao a tutte, bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare un'altra bellissima borsetta in rafia, secondo me molto adatta per questo periodo estivo. Adesso vediamo nel dettaglio i colori che ho scelto per oggi per realizzarla. E adesso diamo un'occhiata a tutto quello che ci servirà per poter realizzare il progetto di oggi. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con tutto quello che vedete che adesso vi illustro. Questo kit sarà in sconto del 30% nelle date che vedete scritte e comunque che vi lascerò anche in descrizione. All'interno troverete due rocche di rafia da 100 grammi che potete personalizzare nel colore, 1 metro di catena, 2 ponticelli e una chiusura a cartella. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo realizzando 36 catenelle che io ho già fatto. Io utilizzerò l'uncinetto 3,5, ma per la rafia anche un 4, un 4,5 andrà benissimo. Partendo dalla seconda catenella vado ad eseguire dei punti bassi, quindi in totale saranno 35. E questo sarà il nostro primo giro. Quindi li facciamo tutti e ci rivediamo alla fine del giro. Finito tutto il primo giro, quindi i miei 35 punti, faccio una catenella, volto il lavoro e torno indietro sempre con dei punti bassi, perché appunto il pannello sarà appunto eseguito con delle righe andate e ritorno di punti bassi, quindi molto molto facile. Quindi non appena arrivate a fine riga fate una catenella, voltate il lavoro e ripetete esattamente quello che sto facendo adesso. Quindi dobbiamo sviluppare il corpo borsa per un totale di circa 30 centimetri, ma sarò più precisa nel momento in cui vado a completarla e vi dirò esattamente centimetri e numeri di giri. Quindi ci vediamo una volta che questo pannello è completato. Il pannello è completo e misura circa 39 centimetri. Considerate che poi la borsa dovrà essere messa in questo modo. Adesso, prima di andare a contornare il pannello con l'altro colore, dobbiamo costruire la striscia e i due laterali. Per quanto riguarda la striscia, io ho montato 8 catenelle e con esattamente come ho creato questo pannello, vado, cioè torno indietro e quindi otterrò 7 maglie e farò delle righe di andata e ritorno, quindi esattamente come ho spiegato il pannello. Mentre per quanto riguarda i laterali, vado a fare 6 catenelle, quindi saranno 5 maglie. Poi vi dirò esattamente la misura del nostro laterale, ma per quanto riguarda invece la striscia deve essere identica al pannello. Quindi completiamo questa striscia, io faccio un laterale e ci rivediamo per dirvi esattamente quanto misura il laterale e iniziare anche il contorno. Ho realizzato anche la striscia centrale che è della stessa misura esatta del pannello. E io appunto l'ho già appuntata con degli spilli perché adesso deve essere cucita appunto al centro preciso del nostro pannello. Poi io ho già contornato sia il pannello che la striscia nello stesso identico modo col secondo colore. Vedete, con due giri di punto basso e ogni punto basso coincide con una riga sottostante. Una particolarità, ovvero per creare l'angolo dovete fare nello stesso punto un punto basso, catenelle e punto basso. In ogni caso vi farò vedere questo passaggio nel momento in cui vado a creare i laterali. Quindi andiamo per gradi. Io adesso ho preso ago di rafettuccia, ho preso sempre la rafia col verde e adesso mi devo andare a cucire questo pannello lungo tutto il suo perimetro. Quindi comincio da una parte, in questo modo, vedete, e vado a cucire nella parte dove c'è il contorno verde, in questo modo, guardate. Io vado a prendere tra i punti bassi
del secondo giro e vado a fissare la nostra striscia. Vedete? Vado avanti. E faccio così per tutto il perimetro. In maniera tale che questa striscia verrà ben fissata, quindi su tutti e quattro i lati. Quindi completiamo questo passaggio e ci rivediamo per vedere insieme come realizzare i laterali e anche come creare il contorno. Ho cucito quindi tutta la striscia. Guardate, e ho già realizzato il primo laterale e l'ho già cucito. Adesso vi mostro come contornare il laterale che vi ricordo l'ho creato partendo da 6 catenelle, tornando indietro sono 5 punti. Il totale delle righe è 17 per circa 11 centimetri, ma ancora dobbiamo fare due giri di colore verde, quindi come rifinitura esattamente come ho fatto sulla striscia e sul corpo borsa. Quindi riprendo il colore verde. Questo è un altro passaggio molto semplice. Mi vado ad agganciare e vado a creare questi punti bassi. Arrivata all'angolo, noi dobbiamo fare, lo dobbiamo ripetere in tutti gli angoli, un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. In questo modo. Nel frattempo, questa codina ce la lavoriamo qui sotto. Poi, girando, dobbiamo sotto ogni riga sottostante andare a creare un punto basso in questo modo. Vedete? Io per ogni riga che ci sta sotto creo il punto basso e faccio il primo giro. Una volta arrivata qui alla fine, chiudo con punto bassissimo, ripeto un giro di punto basso sempre col colore verde. E ho terminato esattamente come questo. Quindi completiamo questo laterale e ci rivediamo per vedere come cucirlo al nostro corpo borsa. Fatto anche l'altro laterale, adesso ci occupiamo della cucitura come ho fatto da quest'altra parte. Quindi io intanto l'ho alloggiato in questa maniera, così mi viene anche più facile cucirlo. Mi sono agganciata qui con un nodino. Quindi partendo da qui, io vado nel punto prima e faccio questo tipo di cuciture che adesso vi mostro. Prendo tutte le asole e tiro per bene. Poi sempre andando da questa parte. Prendo tutte le asole e tiro. E faccio così su tutti i punti disponibili. E lo ripeto per tutto il perimetro, sempre da questa parte, quindi. E questa è la cucitura che viene fuori. Così come si vede dall'altro laterale. Quindi a questo punto completiamo pure questa cucitura e ci vediamo per il passaggio successivo. Ed ecco qui come si presenta una volta che abbiamo completato le due cuciture. Adesso dobbiamo inserire i ponticelli e la chiusura a cartella. Se vi ricordate nell'anteprima quando vi ho illustrato la composizione del kit, vi avevo fatto vedere un'altra chiusura. Mi è piaciuta di più questa, quindi, oltre le cose che vi ho illustrato, l'unica cosa diversa
che troverete nel kit è questa, quindi questo tipo di chiusura. Adesso, allora, intanto ho messo questa prima parte e l'ho avvitata, ho entrato all'interno quindi della lavorazione e poi vedete qui ci sono delle viti e ho avvitato. Adesso cosa si fa? Si prende la misura, quindi mi raccomando, facciamo attenzione, prendiamo la misura e andiamo a inserire, vedete, questa ha le alette, quindi noi adesso ci assicuriamo che come misura vada bene e poi la chiudiamo. Quindi facciamo la prova, va abbastanza bene, quindi la raddrizziamo. Vedete, qua ci sono delle alette, in dotazione c'è questa specie di griglia che fa in modo che la nostra chiusura non si muova. Quindi dobbiamo prendere una pinza e andiamo a chiudere le alette all'interno, in questo modo. Ci aiutiamo anche con le dita, ma piano piano riusciamo. Ed ecco qua. Vedete? Ed ecco alloggiata la nostra chiusura a cartella. Guardate quanto è bella. Con lo stesso sistema andremo ad alloggiare il nostro ponticello. Io già uno l'ho attaccato, quindi prendo l'altro. E lo vado a posizionare in questo modo. E faccio la stessa cosa, quindi metto la griglia di protezione in maniera tale che appunto il ponticello non si sposti, poi o con le pinze o con le dita, magari poi ci assicuriamo che si chiuda per bene. Ed ecco qua. E adesso, come ultimo passaggio, mettiamo la catena e ci rivediamo a borsetta finita. Ed anche questo progetto è giunto al termine. Alla fine io sono arrivata a una misura di 23 cm come larghezza, altezza 15 e circa 4 cm di profondità. Ve la faccio vedere indossata. Secondo me è veramente molto molto particolare. Io ho scelto queste tonalità, ma vi ricordo che il kit che è in sconto da oggi fino al 23 di giugno potete personalizzarla nel colore, quindi la rafia, appunto, potete scegliere la tonalità che più vi piace. In ogni caso, date un'occhiata su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, perché oltre al kit che vi mostro oggi ci sono tantissime offerte, quindi ne vale la pena veramente dare un'occhiata. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, io ve lo dico sempre, mandatemi un messaggio e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella. Stanno arrivando ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione.